Buonanotte ragazzi, benvenuti in un nuovo video, ben ritrovati in un nuovo video haul. Finalmente, da quant'è chiara che non girava un video haul? Forse sì e no, da 4 giorni. Comunque ragazze, ormai lo sapete che io sono una fanatica dello shopping. Dove vado vado devo acquistare qualcosa, altrimenti sto male. Anche oggi sono ritornata con un nuovo video haul, sia per quanto riguarda roba da vestire e sia anche per quanto riguarda qualcosa per il beauty. Io direi di iniziare subitissimo. La prima cosa che vi faccio vedere, così me la tolgo subito, è questa colla qua per ciglia finte. Non ha marca, comunque l'ho acquistata dai cinesi. Ora voi mi direte: perché acquisti colla per ciglia finte dai cinesi? A prescindere dove vai vai, la colla per ciglia finte fa male comunque alle ciglia. Quindi questa qua non mi ricordo neanche quanto l'ho pagata, perché se non mi sbaglio non c'era scritto neanche sul cartellino. Per adesso diciamo che mi sta piacendo, infatti ho ricominciato a riutilizzare le ciglia finte, come potete ben vedere dalle mie foto. Comunque questa qua è anche resistente all'acqua, per farla asciugare ci vuole un pochino più di tempo, comunque poi le ciglia si attaccano molto bene, però vi farò sapere più avanti. Una cosina fashion che vi voglio far vedere, che mi piace tantissimo e che mi avete visto già indossare sia nei preferiti di novembre e sia anche nelle foto su Instagram, è questa fascettina qua per i capelli di questo colore che adesso va tantissimo di moda e che a me piace tantissimo. Questa qua l'ha ricreata con le sue manine la zia del mio ragazzo. Mi raccomando ragazzi, vi lascio tutti i link qua sotto per far sì che voi andate a dare un'occhiata sul suo profilo, perché fa delle cose veramente carine. E questa qua è una delle cose che mi piace maggiormente di quando fa i mercatini, sto utilizzando spesso. Non so dirvi il prezzo, però sicuramente se chiedete a lei vi saprà dare tutte le informazioni possibili. Poi sempre per quanto riguarda roba da vestire, ieri sono stata da H&M e c'erano le ultime cosine in sconto e ho acquistato questa specie qua di cardigan a maniche corte, a maniche è proprio scollato, ha il cappuccio, quindi è una cosa molto casual, molto sportiva, che a me piace molto anche indossare, e poi cade lungo sui fianchi. Questo qua è costato solamente 10 euro, è una taglia S e calza molto bene addosso. Vi farò poi qualche foto di qualche outfit sicuramente. Ha anche le tasche, quindi più sportivo di così si muore. Poi ovviamente sono passata anche dal mio negozio di fiducia, Calliope, e c'era praticamente l'offerta che se acquistavi 3 capi il meno caro era in omaggio. Non mi sono fatta sfuggire questa offerta e ho acquistato subito. Mi sa che c'è un cambiamento di luce enorme, comunque noi continuiamo, non ce ne può fregare di niente. Allora, la prima cosina che voglio farvi vedere, della quale vado letteralmente in fissa e spero di utilizzare al più presto anche se fa freddissimo, sono questi pantaloncini qua corti. Io li vedevo molto molto bene sotto alle calze nere. Davanti hanno questa cinta che serve per ricreare un mega fioccone e poi sul sedilino ha le taschine, si apre da una zip laterale, è molto carina, calza molto bene. Questi sono costati solamente 9,90 euro, quindi è il capo che è stato dato in omaggio perché costava meno di tutti. Poi altra cosina, questa volta per il lavoro. Voi direte: ma quanta roba ti compri per il lavoro? Io voglio essere piena, così ogni giorno mi cambierò, non voglio andare a lavoro sempre con le stesse cose. Quindi mi sono presa questi altri leggings neri che si stringono in vita con l'elastico e sono semplicissimi, neri, lunghi. Anche questi mi sembra li ho acquistati 9,99 euro se non mi sbaglio. Comunque anche questi calzano benissimo addosso, sono elasticizzati, quindi ti ci muovi realmente un sacco bene, ecco perché li ho anche acquistati. Poi ultima cosina che ho acquistato da Calliope è questo maglioncino qua tutto pelosone, penso e spero di indossarlo sotto le feste di Natale. Questa qua no, è una taglia L, ho sbagliato, porca paletta, ecco perché la vedevo così grande. Ragazzi, perché succedono queste cose proprio anche mentre faccio un video? Oh, mi dispiace.
Spero di trovare la taglia perché era l'ultima M. Comunque, tralasciando lo sbaglio della taglia in diretta, proseguiamo con i miei acquisti. La prima cosina che voglio farvi vedere è questo qua, l'olio Monoi, il profumo Monoi che adoro. Nel video dei preferiti e nei prodotti terminati ve l'ho fatto vedere e avrete una testa tanta così. Comunque sì, l'ho riacquistato, non vedo l'ora di utilizzarlo. Non l'ho ancora utilizzato apposta per farvelo vedere, infatti soffrivo tantissimo a tenerlo lì. Come potete vedere è bello pieno, il profumo è spaziale, inutile che io stia qua a descrivervelo perché lo dovete acquistare per provare. Altra cosina sempre di Yves Rocher è questa acqua profumata, sempre Monoi, anche questa è molto molto buona, è simile al profumo, molto simile, ha una fragranza molto simile, però questa diciamo è più rinfrescante perché appunto è un'acqua profumata spray. Allora, il profumo è costato 17, se non mi sbaglio, e questo qua purtroppo non me lo ricordo. Poi, altra cosina da Yves Rocher, mi sono regalata questo cofanetto qua con tutti i prodotti per il corpo e per il viso che adesso vi mostro, e questo cofanetto mi sembra costato intorno alle 15 euro se non mi sbaglio, è dell'edizione natalizia, quindi io non vedo l'ora di utilizzarla. Adesso vi faccio vedere tutti i prodottini, ancora non ho utilizzato niente quindi non so ancora dirvi le prime impressioni, magari in un prossimo video dei preferiti ve ne parlerò più approfonditamente. Sto qua a elencare solamente quello che ho acquistato. Questo qua è un gel detergente mani, anche questo dal profumo mi sembra eccezionale ed è alle mandorle. Sempre nel cofanetto fa parte questa crema mani qua che secondo me per l'inverno è perfetta. Io in inverno tendo ad avere le mani gelate, mi si screpolano facilmente e molto spesso mi vengono i geloni, quindi questa crema mani spero su di me faccia miracoli perché sto cercando una crema che mi faccia un po' guarire. Anche questa ha lo stesso profumo, la stessa fragranza del gel detergente, è buonissima ragazze, quasi quasi la metto su adesso così la proviamo insieme, sentiamo un po'. Wow, no ragazze, al tatto è fantastica, è morbidissima, liscissima, e il profumo non ve lo sto neanche a descrivere. Wow, mi piace un sacco, sono molto contenta di questo acquisto, buona, buonissima ragazze. Solo per questa crema mani dovrete acquistare il cofanetto. Ora, io non so perché, ma all'interno c'è lo stesso prodotto in mini size e nella taglia normale, non so perché. Forse questo qua era all'esterno come campioncino, ora non mi ricordo perché l'ha ritirato la mia mamma, quindi non so se era tutto assieme oppure no. Una cosa che voglio dirvi è che è una edizione limitata, quindi non so se voi ora potete acquistarlo, magari affrettatevi perché sotto Natale le spedizioni si sa che sono un po' a rilento. Questa qua è 50 ml e questa è 400 ml. Una ragazza sotto al video l'altro giorno mi ha commentato dicendo quanti millilitri fossero il profumo Monoi, io non le ho saputo rispondere perché non ce l'avevo sotto mano, comunque sono 100 ml. Altra cosina del cofanetto, ultima cosina del cofanetto, è questa crema corpo che non vedo assolutamente l'ora di utilizzare. Questa qua è a pompetta, quindi è molto utile per quando si va a applicare la crema perché molto spesso abbiamo le mani incremate e molto unte. Comunque questa crema qua non rilascia nessun tipo di unto, la crema mani che vi ho mostrato prima, infatti ora sono già asciutte e il profumo, mi sto passando le mani davanti al viso, adesso mi mangio le mani dalla fame che ho e dal profumo che hanno. Niente ragazzi, questi erano tutti i miei acquisti dell'ultimo periodo, diciamo, farò un haul una volta a settimana ormai perché sono fissa a comprare, soprattutto ora sotto Natale, chissà cos'altro comprerò, ma mi dovrò dare una calmata perché dovrò fare i regali di Natale e i regali di Natale porteranno via un bel po' di soldini, quindi meglio mettersi da parte adesso. Adesso che non lavoro, figuriamoci poi quando entrerò realmente a lavorare, che è questione proprio di giorni, figuriamoci un po' quando
quanti video haul dovrete sopportarvi. Comunque so che vi fanno molto piacere, so che li guardate molto volentieri. E niente ragazze, se questo video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, spero di avervi tenuto un po' di compagnia come al solito, spero di avervi strappato un sorriso. Se non siete ancora iscritti al canale, mi raccomando, iscrivetevi, io aspetto tutte le vostre iscrizioni, stiamo crescendo tantissimo e sono contentissima. Vi mando un grossissimo bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazze!